Doppio incidente alla Spezia nel pomeriggio di ieri, coinvolti due monopattini elettrici. Filmava con una telecamera i passanti e i vicini, denunciata una 59enne, tra le accuse anche violenza privata. Covid in ASL 5, 20 nuovi positivi, stabile la terapia intensiva, arrivati in Liguria i tamponi salivali per le scuole. L'isola del Tino si prepara per le celebrazioni di San Venerio, domani la messa in cattedrale. Abbattere il problema della disoccupazione, la sinergia tra il comune della Spezia e il centro per l'impiego. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TLS Giornale. In apertura, gli incidenti che si sono verificati ieri pomeriggio alla Spezia, nei quali sono rimasti coinvolti due monopattini che si sono scontrati con due autovetture. Ad avere la peggio sono stati proprio i conducenti dei due monopattini, i quali sono stati trasportati in ospedale. Ma andiamo ad ascoltare i dettagli nel servizio di Sergio Diofili. Due monopattini elettrici si sono scontrati con due auto. Ad avere la peggio sono stati proprio i conducenti dei monopattini, che hanno riportato lesioni tali da dover ricorrere alle cure dell'ospedale. In un caso la conducente 45enne del veicolo elettrico è stata ricoverata nella shock room dell'ospedale Sant'Andrea. La notizia è di ieri, ma è soltanto l'ultima in ordine di tempo, che vede per protagonisti gli osannati o vituperati, a seconda dei punti di vista, monopattini elettrici. Dall'inizio dell'anno alla Spezia la Polizia Municipale ha segnalato una decina di incidenti che hanno coinvolto i monopattini, alcuni piuttosto gravi, tre di questi condotti da minori. Così come non è raro vederli sfrecciare a forte velocità, addirittura contromano o sotto i portici. Ma quel che forse più salta agli occhi è la completa mancanza di protezioni, a partire dal casco, neppure quello da ciclista, men che meno una qualsiasi forma di assicurazione in caso di incidente. Ieri poi un giovane era stato fermato dalla finanza sul raccordo, del tutto indifferente del fatto che si trovasse su un tratto autostradale dove la circolazione sulle due ruote è consentita a mezzi di almeno 150 centimetri cubici di cilindrata. Ma non sempre la responsabilità è dei conducenti di monopattino. Nel primo incidente di ieri alla Chiappa, il pensionato 74enne era alla guida ubriaco. Non ha rispettato la precedenza e contromano ha investito frontalmente la donna a bordo del monopattino, procurandogli gravi ferite. Nel secondo incidente, in Viale Italia, la Mercedes condotta da un 50enne, dopo aver imboccato in senso vietato via Pascoli, ha investito in pieno il monopattino condotto da un ragazzo di 22 anni che marciava nel controviale Latomonte. In definitiva, nelle nostre città, dove a farla da padrone sono sempre comunque i mezzi a motore e possibilmente a quattro ruote, non c'è più da stupirsi di niente. Forse da ripensare sarebbe il modello complessivo di mobilità che coinvolge il trasporto pubblico e privato. Gli esempi virtuosi non mancano, ma inevitabilmente in Italia, paese che conta 646 auto ogni 1000 abitanti, chissà perché certi progetti stentano sempre a decollare. E continuiamo a parlare di cronaca. È stata denunciata una dipendente del Tribunale della Spezia per minacce a pubblico ufficiale, violenza privata, violazione di domicilio ed interferenze illecite nella vita privata. La donna di 59 anni poco tempo prima aveva installato una telecamera e un cicalino sulla propria abitazione a Santo Stefano di Magra per monitorare i veicoli che si fermavano davanti alla propria abitazione e che a suo dire erano in divieto di sosta. La donna è passata dalle minacce verbali ad atteggiamenti sempre più pericolosi, arrivando anche a invadere la proprietà di alcuni vicini di casa. La donna è stata quindi denunciata per reati piuttosto gravi e che nel massimo prevedono complessivamente una reclusione fino a 17 anni. Ed è stato arrestato dai carabinieri per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo ieri pomeriggio a Santo Stefano di Magra. L'uomo di 59 anni è risultato gravato da numerosi precedenti e già noto alle forze dell'ordine. A seguito di una perquisizione nella sua abitazione sono state trovate dagli agenti quattro piante di marijuana alte circa 3 metri. Inoltre sono stati rinvenuti 3 grammi di inflorescenza essiccata, un etto di hashish suddiviso in panetti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.
È stato arrestato l'autore della rapina avvenuta a La Spezia il 12 agosto scorso in un centro commerciale di Viale Amendola. Si tratta di un 36enne straniero che la sera del 12 agosto è riuscito a rubare 150 euro di merce dal supermercato. Successivamente la guardia giurata che aveva tentato di fermarlo è stata colpita dall'uomo con calci e pugni. A seguito delle indagini, gli agenti sono riusciti a individuare l'uomo e ad arrestarlo. La sua posizione è al momento al vaglio dell'ufficio immigrazione. E denunciati due cittadini stranieri trovati in possesso di sostanza stupefacente. È successo questa mattina in Piazza del Bastione quando i due ragazzi di 22 e 29 anni sono stati sorpresi dagli agenti in compagnia di un 18enne in evidente stato di agitazione. Da quest'ultimo è stata consegnata spontaneamente alla polizia una dose di hashish per uso personale, mentre al 22enne e al 29enne dopo una perquisizione è stata trovata una modica quantità dello stesso stupefacente all'interno degli slip. In questura il 18enne è stato segnalato come assuntore, mentre gli altri due ragazzi sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E cambiamo adesso tema e parliamo di sanità. Salgono i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Sono 165 a fronte dei 3.123 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.863 tamponi antigenici rapidi. In ASL 5 invece i nuovi casi sono 20, 12 meno rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei positivi attivi nella provincia spezzina è 569, mentre le sorveglianze attive sono 346. Salgono i ricoveri all'ospedale Sant'Andrea a quota 9, uno in più rispetto a ieri, ma rimane stabile la terapia intensiva a quota 0. Nel resto della Liguria sono invece 93 le persone ricoverate in ospedale, 8 invece quelle nella terapia intensiva e non si registra alcun decesso. Prosegue anche la campagna vaccinale in regione, la percentuale delle dosi somministrate su quelle consegnate dalla struttura nazionale corrisponde all'86%. E sono arrivate in tutte le province i tamponi salivari che saranno utilizzati in Liguria per il monitoraggio del Covid-19 su base volontaria nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. In ASL 5 sono stati consegnati per la provincia spezzina 200 tamponi. I tamponi saranno effettuati su base volontaria agli alunni delle fasce di età dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 14 anni nelle scuole che saranno individuate dalla direzione scolastica regionale. In Liguria verranno eseguiti circa 1.200 test salivari ogni 15 giorni. A processare i risultati in ASL 5 sarà l'ospedale Sant'Andrea della Spezia. E manca pochissimo alle celebrazioni di San Venerio e nei giorni di apertura dell'Isola del Tino il faro giocherà un ruolo centrale. Ce ne parla Chiara Alfonsetti con le immagini di Italo Lunghi. L'Isola del Tino si prepara per le celebrazioni di San Venerio. Tra le principali attrazioni, oltre ai momenti di raccoglimento per le feste religiose, il faro diventerà un centro culturale che ospiterà diversi allestimenti. Noi negli anni abbiamo rimesso in sesto un certo numero di locali e quindi all'interno del faro si può trovare la parte archeologica, quindi alcune stanze dove troviamo dei reperti archeologici, una piccola mostra del mondo dei fari sulla storia dei faristi, questa bellissima mostra in questo locale che abbiamo recuperato 2 anni fa, in questo grande locale dove ci sarà appunto la storia delle navi asilo. Risalendo poi avremo all'interno del torrione, che è il torrione del periodo genovese, quindi stiamo parlando del periodo 1300, all'interno ci sarà questa esposizione musicale dei suoni del mare.
risalendo si arriverà a quello che non possiamo chiamare un museo, ma è una esposizione storica delle apparecchiature che sono state utilizzate nel tempo e che utilizziamo tutt'oggi per i fari, fino ad arrivare in cima dove permetteremo alle persone di vedere la magnificenza del Golfo di La Spezia visto da un'altezza di 117 metri, e che non è poco. San Venerio protegge i naviganti, oltre che essere ritenuto l'inventore della vela latina, è anche la figura d'eccellenza del monaco farista. Per noi è uno dei fari più importanti per una ragione, perché è proprio dedicato a San Venerio. San Venerio che, oltre a essere il protettore del Golfo di La Spezia, ma è anche il santo protettore di tutti i faristi. Lui dice che sia stato praticamente il primo monaco farista. Questi monaci andavano a passare il loro periodo da eremita su delle isole, creavano dei falò e con questi falò notturni riuscivano a guidare i marinai per farli vedere dove fossero i pericoli. E da questo è diventato il nostro patrono. E vi ricordiamo che domani alle ore 18 sarà celebrata la messa in cattedrale presieduta dal nostro vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti e sarà trasmessa sulla nostra emittente. Presentazione ufficiale questo pomeriggio al ristorante La Trigola per la lista Uniti per cambiare Santo Stefano di Magra che candida Emanuele Cucchi per la carica di sindaco. Ma andiamo a vedere i dettagli nel servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. Uniti per cambiare Santo Stefano di Magra, oggi la presentazione ufficiale della sua squadra, della sua lista con cui vi presentate al voto. Con quali idee e con quali prospettive arrivate a questo appuntamento elettorale? Noi abbiamo idea di cambiare completamente Santo Stefano di Magra, il comune di Santo Stefano di Magra, perché noi riteniamo che debba essere visto in un'ottica diversa rispetto a come è sempre stato visto fino ad oggi. Noi riteniamo che il nostro territorio abbia delle potenzialità enormi. Ricordiamoci, siamo a 10 minuti dal mare, per esempio, e non vi è nessuna iniziativa per attirare un minimo di turismo. Questo è solamente un esempio. Sono stati abbandonati i borghi, non ci si è interessati dei giovani, i negozi chiudono, non vi è nessun aiuto all'attività commerciale nei nostri imprenditori, non c'è nessuna forma di pubblicizzazione dei nostri prodotti. Io ritengo veramente che Santo Stefano meriti altro. Proprio per questo ci siamo uniti insieme a molte altre persone, a partiti politici e personalità civiche, proprio per cercare di risollevare il paese. Questo è il nostro obiettivo. Qual è il maggiore fallimento dal vostro punto di vista dell'amministrazione Sisti e dov'è che voi indicate c'è bisogno di maggior discontinuità? Ma guardi, ho difficoltà a dirlo, nel senso che sono tante le cose. Io le faccio un esempio, la viabilità. Ma le sembra possibile che dopo tanti anni il nostro territorio, i nostri centri abitati continuino ad essere attraversati da non so quanti mezzi, pesanti, non pesanti, con inquinamento, con le strade che diventano pericolose anche nel semplice attraversamento? Ma le sembra possibile che un giovane oggi a Santo Stefano non abbia un centro sportivo dove andare? Cioè, se vuol fare una partita a calcetto, una partita di padel, deve prendere e andare in un altro comune? Le sembra normale di entrare nei borghi e non trovare un negozio aperto? Le saracinesche chiuse? Ma io, a me non sembrano cose normali, no? Per un paese come Santo Stefano di Magra. Bisogna cercare di risollevare questi punti, perché se no, e molte altre cose, perché se no veramente andiamo a morire come paese. Veramente, io l'ho definito un paese dormitorio. Andiamo a finire così. Noi dobbiamo cercare di ridare vita a questo paese. Si è tenuta questa mattina alla Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso la sottoscrizione formale da parte del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dell'assessore regionale al lavoro e alle politiche attive dell'occupazione Gianni Berrino di due importanti protocolli d'intesa. L'obiettivo è costruire delle sinergie fra comune e regione per risolvere il problema della disoccupazione, specialmente quella giovanile. Ma andiamo ad ascoltare i dettagli nel servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina.
Il lavoro, oltre a essere il fondamento della Repubblica, è il vero problema del nostro tempo. In tanti lo cercano senza successo, soprattutto le giovani generazioni, e in tanti l'hanno perduto a causa della crisi economica. Per risolvere questa situazione occorre trovare delle sinergie fra le varie istituzioni, fra i vari attori in campo, per far incontrare i talenti di ognuno di noi attraverso un percorso di formazione con ciò che richiede il mercato del lavoro. Nella società attuale è molto più complesso trovare il lavoro e soprattutto trovare il lavoro giusto per i talenti che ognuno ha. Quindi è fondamentale creare dei servizi per l'impiego, quindi per l'occupazione di qualità, personalizzando gli stessi. Con questo accordo andiamo proprio a compiere questo progetto, faremo una serie di iniziative molto più vicino ai ragazzi, alle persone che cercano lavoro, per orientarli, formarli proprio per essere poi inseriti nel mondo del lavoro. La complessità dell'economia, la complessità delle professioni, il cambiamento continuo a cui siamo sottoposti deve essere chiaramente affrontato con strumenti per l'impiego, per il lavoro innovativi e sinergici. L'obiettivo da perseguire deve essere però un lavoro dignitoso. In tanti vivono ancora nell'assoluta precarietà, impegnati in lavori che non garantiscono sicurezza sociale né la prospettiva della pensione. Ma assolutamente sì, questa mattina l'impegno di Regione Liguria insieme al Comune di Spezia e ai centri per l'impiego, che ringrazio, è quello di andare nella direzione di cercare il più possibile di mettere in contatto i giovani e non solo quelli con il mondo del lavoro, facendo capire che naturalmente le regole, anche quelle del lavoro, vanno rispettate. Naturalmente il lavoro deve essere dignitoso, il lavoro deve essere retribuito, il lavoro deve essere in regola. E sottolineo che mai come quest'estate però abbiamo avuto anche un fenomeno contrario a questo, cioè datori di lavoro che offrivano posti di lavoro e non c'era abbastanza persone che accettavano. Questo è emerso anche ad agosto proprio qua in Spezia. Quindi cerchiamo attraverso la firma di questo protocollo di questa mattina di evitare che in futuro si ripropongano elementi di questo genere, naturalmente con l'aspettativa che nei mesi successivi anche il governo metta in atto delle politiche per far sì che cresca il numero di lavori offerti, naturalmente modifichi quel reddito di cittadinanza che con i dati che abbiamo pare che a volte contrasti con la voglia di andare a lavorare. Sono prossimi alla conclusione i lavori di arginatura del Parmignola, avviati da SALT. Iniziati nel 2018, hanno interessato l'area all'ombra del viadotto Parmignola e hanno previsto il rialzamento della sponda destra del muro di argine del torrente. L'intervento di SALT, comprensivo della completa manutenzione del viadotto e del rialzo del muro arginale, ha impegnato circa 500.000 euro. E sono stati organizzati da Confartigianato alcuni corsi di prevenzione infortuni obbligatori per le aziende con dipendenti, soci e o collaboratori in aula presso la sede in via Fontevivo alla Spezia e anche in videoconferenza. Si tratta dei corsi per il responsabile servizio prevenzione e protezione datori di lavoro e addetti antincendio per aziende a basso rischio. Ma per maggiori informazioni è possibile inviare un'email a formazione@confartigianato.it. E Monterosso ricorda il quarantennale della scomparsa di Eugenio Montale. Sabato 11 settembre alle ore 18 da Piazza Garibaldi partirà una visita guidata ai percorsi montaliani a cura del Parco Letterario Eugenio Montale. Alle ore 21 al Molo dei Pescatori si terrà una serata ricordo dedicata a Montale, le poesie, le vacanze e gli amori, con la partecipazione dell'attrice Lella Costa. In programma anche una performance dialettale dei Grandi e Fanti. In entrambi gli appuntamenti è obbligatorio il Green Pass. E in Piazza Brini i bambini tornano a giocare come lo si faceva anticamente. Protagonista il mitico Giancarlo Guani per tutti Giba. Ma vediamo il servizio di Vimal, Carlo Gabbiani e Davide Morino. Biglie, tappini, figurine. In Piazza Brini sbarcano i giochi di una volta, quelli con cui bastava poco per divertirsi. Il protagonista di tutto questo è il mitico Giancarlo Guani, in arte Giba. Vi ringrazio della vostra presenza. È da tanti anni che vado a fare nelle scuole e sulle piazze della città e di altre regioni a fare questi giochi.
che si stanno purtroppo dimenticando. Noi cerchiamo di dire smettiamo di giocare e continuiamo a giocare. Vediamo che la risposta è basta buttare due tappini che non ci sono ancora, due corde, la fune, Corsane e Sacchi e abbiamo una risposta, come si è visto, non dico eccezionale, ma una grande risposta. Non ci vuole niente, purtroppo non possiamo modificare lo stato attuale della nostra società. Anche questa piazza, che spesso è al centro di fatti di cronaca, questo pomeriggio sorride. I protagonisti sono i bambini. Giustissimo, vogliamo essere protagonisti non solo per i fatti di cronaca, vogliamo far vivere la piazza per quello che è la dimostrazione, sono tutti i bambini che sono qua, le famiglie, il papà e la mamma che partecipano insieme a noi a questa iniziativa qua. Ci è venuta così di colpo di dire perché questi bambini che giocano nella piazza non li coinvolgiamo con i nostri giochi di una volta? E la risposta è stata eccezionale, i bambini hanno partecipato, si sono divertiti e hanno reso la piazza viva, perché la piazza sarà sempre viva finché ci saranno dei bambini. Qualsiasi altra cosa non conta, finché ci saranno dei bambini la piazza sarà sempre viva e vivrà. Il resto non c'è, non conta niente. Grazie a Tele Liguria TV. E passiamo adesso allo sport. Si va verso il tutto esaurito nei limiti di quanto consentito dall'attuale normativa anti-Covid per l'esordio casalingo dello Spezia domenica prossima contro l'Udinese. In mattinata sono terminati poco meno di 1000 posti a disposizione nella nuova curva piscina, mentre con il passare delle ore la disponibilità di tagliandi è andata via via scemando. Domani pomeriggio saranno messi in vendita attraverso il circuito Viva Ticket i biglietti gratuiti non ritirati dai vecchi abbonati. Forse solo qualche decina dei 3.138 a disposizione dei fedelissimi dell'annata di Serie B, cui il pubblico ha potuto assistere solo fino ai primi di marzo del 2020. Dopo le code di ieri, anche nella giornata di oggi, diversi si sono recati ai botteghini del Picco e potranno continuare a farlo fino a domani mattina alle 13. Dopodiché potrà ripartire la caccia al biglietto. Il ritorno dello Spezia al Picco con il suo pubblico risveglia nuovi ardori nella tifoseria aquilotta, che invitiamo quindi ad assistere questa sera alle 21.30 alla puntata Voglia di Spezia, che prevede tra l'altro un collegamento con il direttore sportivo degli aquilotti Riccardo Pecini. E nei giorni 10, 11 e 12 settembre all'Erici Stage di Judo con due ospiti di eccezione, il maestro Hiroshi Katanishi, ottavo Dan, e il suo giovane delfino, il maestro Tatsuto Shima, entrambi giapponesi ma trapiantati a Losanna in Svizzera. Ma andiamo ad ascoltare i dettagli nel servizio di Selene Ricco e Sergio Diofili. Uno stage di judo in programma per questo fine settimana, l'11 e il 12 settembre, al Palazzetto dello Sport di Lerici, un evento organizzato dalla Borgata Marinara Lerici, ovviamente sezione judo, in collaborazione con l'AXI Nazionale, la federazione regionale, che avrà modo di ospitare due grandissime figure nel panorama del judo. Uno stage rivolto a praticanti, a istruttori, che ha riscosso sin da subito un grande successo. Sì, certamente siamo molto contenti di ospitare a Lerici al Palazzetto due maestri di grande livello. Uno è il maestro Katanishi, che è il curatore tecnico per la Federazione Europea di Judo, è molto famoso in tutto il mondo, un ottavo Dan, con il suo assistente Tatsuto Shima, un giovane giapponese che si è subito segnalato nel parterre europeo gareggiando nella Bundesliga. Entrambi vivono a Losanna e sono amici da parecchi anni, ci conosciamo, e volevo portare in Liguria il maestro per godere delle bellezze del posto e fargli vedere il judo ligure. E la cosa è stata subito abbracciata dalla federazione, dalla FILCAM regionale, che dà i crediti in base alle presenze, agli insegnanti tecnici e poi è aperto anche ai giovani praticanti. Ecco, il judo, così come tutti gli sport, ha sicuramente subito la situazione che per due anni ha limitato anche proprio lo svolgimento delle attività sportive. Da dove ripartire e quali sono anche i progetti per il futuro? Ma ripartire intanto con intelligenza per cercare di ripartire bene e non andare incontro a difficoltà o a nuovi lockdown.
Noi nelle palestre c'è sempre stata una grande attenzione laddove si è potuto aprire, nella preparazione degli ambienti, nel distanziamento, eccetera. Sicuramente il judo è una disciplina di contatto che ha pagato molto di più di altre attività sportive ed è stata penalizzata. Da dove ripartire? Gli atleti, bene o male, con grande fatica si sono impegnati, abbiamo avuto 2 medaglie di bronzo alle recenti Olimpiadi. Il problema sarà gli adulti, i bambini e tutto quello, ricostruire tutto una cosa che si è perduta. E dobbiamo stare vicini, essere ottimisti e cercare di lavorare insieme al tessuto sociale, perché c'è bisogno veramente di attività sportiva e di sport e di interessi e di cultura per tutti quanti. Una bella festa ha ufficialmente aperto a Rebocco la nuova stagione sportiva dell'FCD La Foce. Vediamo il servizio di Andrea Catalani. Una bella festa al fuoricampo di Rebocco con partecipazione, come si vede, di riguardo, oltre ovviamente alla presenza dei genitori. Ha ufficialmente aperto la stagione calcistica 2021-22 al Football Club Dilettantistico La Foce, giovane società di puro vivaio, sorta nel 2013, oggi quale Academy, in stretta collaborazione con il settore giovanile dello Spezia. Diversi i progetti attuativi nel programma biancazzurro per quanto riguarda quest'annata che va ad iniziare. Stiamo lavorando per l'inizio di questa nuova stagione sportiva 2021-2022 e questa festa è giusto l'occasione per poter avviare questa nuova stagione, grazie anche alla presenza del sindaco Peracchini. E gli obiettivi di questa stagione sono innanzitutto quello di poter far fare sport ai ragazzi che in questo periodo di pandemia hanno sofferto moltissimo, anche grazie all'aiuto di una psicologa che ci darà una mano. E altre cose importanti per noi è quello di poter anche dare la possibilità a questi ragazzi, ai più meritevoli, di poter anche ambire a vestire la maglia dello Spezia, la nostra squadra che è in Serie A. Grazie alla collaborazione che abbiamo con lo Spezia siamo una Spezia Academy e speriamo, insomma, di poter centrare tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati. E questa è la nostra ultima notizia. Io vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet, Centro Meteo della Liguria. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto da Simone Frattini di Limet. Correnti occidentali determineranno un po' di nuvolosità nella giornata di venerdì, ma da sabato il rinforzo dell'alta pressione riporterà condizioni soleggiate sulla nostra regione. Ma ora andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni meteo per domani, venerdì 10 settembre, in Liguria. Al mattino stratificazioni medio-alte interesseranno l'intera regione, comunque non mancheranno spazi di sereno, specie a Levante. Nel pomeriggio addensamenti più consistenti a ponente e sull'Appennino orientale, non si esclude qualche piovasco sui rilievi. Tempo generalmente asciutto altrove con anche delle ampie schiarite. Nel corso della serata aperture a ponente, nuvolosità diffusa sul resto della Liguria. I venti saranno moderati da est-nord-est a ponente, deboli di direzione variabile altrove. Il mare si presenterà mosso a ponente, tra poco mosso e mosso sul resto della regione. Ed infine le temperature, con le minime che saranno in aumento a ponente, massime stazionarie ovunque. Lungo la fascia costiera le minime saranno comprese tra 18 e 24 gradi, mentre all'interno tra 6 e 17 gradi. Le temperature massime saranno comprese tra 21 e 29 gradi sull'intera regione. Per questa edizione è tutto, maggiori info sono sul portale centrometeoligure.com ed inoltre vi ricordo di scaricare e consultare la nostra app gratuita, Limet.